smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful. La mamma è sempre stata impegnata politicamente, molto attiva nel sociale, per cui associazioni alle quali era legata hanno pensato di ricordarla con una mostra. Quali sono queste associazioni? Allora, associazione Diversamente in prima fila, che sono quelli che hanno seguito la cosa dall'inizio, nel quale è partita anche l'idea di fare la proposta del libricino e la stampa e regalarlo ai bambini, ai laboratori. E poi l'AFU, ci ha sostenuto l'AFU, gli amici della Festa dell'Unità, e la CFL di Treviglio. Ecco, qual è la sensazione degli amici quando vengono a vedere questi quadri? Perché ormai era un po' di tempo che aveva smesso di dipingere. Sì, erano un po' di anni che aveva smesso di dipingere, purtroppo. L'impegno sociale, l'impegno con i bambini, mi diceva che erano vario genere, hanno fatto sì che comunque lei non producesse più, però produceva comunque, perché lei sentiva di fare sia senso artistico che sociale insieme. Ma lavorava per lei, perché poi, non avendo fatto molto, ha detto che la produzione molto buona, bellissimi quadri, però erano suo piacere. Sì, alla fine sì, ce li godevamo noi in casa, quindi era anche un po' ora che si facesse una mostra, e lei desiderava farla, perché comunque prima di morire aveva chiesto di fare un'antologica, poi dopo non siamo riusciti, quindi siamo qui noi a farla al posto suo. With his eyes forevermore, I will always be as close as you remember from Mi ricordo che mi aveva fatto un bellissimo ritratto che ho incorniciato a Sanguigna, che mi è molto caro, ecco. Che lo dici questa mostra? Ma è straordinaria, veramente, partendo dagli studi dell'Accademia fino alle ultime cose, veramente straordinaria, ecco. Si vede la sua padronanza nel disegno e anche nel colore, e la sua versatilità. Sono rimasto veramente colpito, mi ha commosso. Ho notato una predisposizione sua per l'educazione dei bambini, ma per catturare dai bambini quella felicità di invenzione che hanno, di inventare il mondo, perché dipingere vuol dire anche inventarsi un mondo, no? Ecco, lei probabilmente aveva dentro, si vede anche un'aspirazione verso il bambino che è in noi, che è in lei, e l'ha coltivato abbastanza bene, perché diciamo che in questo non si fermava tanto e ha operato variamente, e ci sono le dimostrazioni di quello che ha fatto qui attaccato ai muri.